Cambiare il modo di intendere un territorio attraverso una visione di arte correlata alla bellezza. Questa è la battaglia di Antonio Presti, che con le opere inserite nel percorso della Fiumara d'Arte ha valorizzato un'estesa area geografica partendo da Castellitusa in provincia di Messina. Tra le opere realizzate non passa inosservata la scultura monumentale di Mauro Staccioli del 2010, situata in contrada Belvedere a Motta da Fermo, coincidente col 38° parallelo. Cima su cima, come ama definire La Presti, è ferro su ferro, vista l'origine del terreno. Ieri, proprio dalla piramide, un forte messaggio per invitare alla conoscenza e a un diverso modo di vivere la quotidianità. Invito rivolto prevalentemente alle nuove generazioni, in un momento drammatico per l'intera umanità, dove prima la pandemia e successivamente la guerra in Ucraina stanno devastando valori e speranze. La bellezza è quando un'umanità si sposta dalla sua egocentricità, perché il più grande male che non ci fa vedere la bellezza e non ci fa nutrire di bellezza è il nostro ego. Meno ego e più universo restituisce la visione. Oggi questa contemporaneità vuole la visione, soprattutto per le nuove generazioni, che devono trovare il senso nell'essere e non soltanto nell'apparire. E proprio quell'ego, attraverso tutte le tecnologie, sta affabulando un'umanità con un'immagine fatta di selfie, fatta di like, fatta di follower. Noi non esistiamo per apparire, esistiamo per essere senza. E la bellezza si manifesta col cuore dell'essenza, e del sapere e della conoscenza. A proposito di cuore, quest'anno dalla piramide un messaggio di pace contro la guerra in Ucraina. Mi è sembrato giusto quest'anno, nel periodo del solstizio d'estate, aprire la piramide, non fare il rito con tutti gli artisti come gli altri anni, ma restituire anche a quel luogo sacro la visione della bellezza in nome della pace, il nome anche di un momento di condivisione che trova il senso in questo bene comune che è l'armonia e l'università dell'essere pace e conoscenza. Non possiamo parlare di pace se non c'è conoscenza. Le dittature nascono quando distruggono le democrazie e quando le democrazie vengono schiavizzate dall'ignoranza dell'analfabetismo funzionale. L'80% del popolo italiano è ritornato alla condizione dell'analfabetismo funzionale, i giovani hanno avuto tolto 3 anni di conoscenze perché abbiamo promosso le nuove generazioni per l'emergenza Covid. C'è una dittatura dell'ignoranza, c'è una dittatura della paura. Di quale democrazia parliamo se il mondo è governato da scellerati governi mondiali che non vogliono più che le nuove generazioni devono pensare e sognare? Dobbiamo ritornare a essere terroristi, ci dobbiamo armare delle armi più potenti che l'uomo ha a disposizione e quelle superiori che si chiamano libri e si chiama cuore. Più libri in mano e più cuore. E questo sconfiggerà qualunque dittatura che tutte le elite mondiali vorrebbero imporre alle nuove generazioni. Cuore e conoscenza.